Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e oggi vi porto una nuova guida per Warhammer 40.000 Rogue Trader, in cui scopriremo come trovare alcune delle armi più potenti e devastanti del secondo atto. Prima di iniziare fate attenzione perché la guida contiene alcuni spoiler e ricordate che qui sotto, in descrizione, potete trovare il link alla nostra prima guida per Warhammer 40.000 Rogue Trader, ovvero come ottenere le 7 migliori armi segrete dell'atto 1. La Ancient Force Sword infligge il doppio del danno della Force Sword standard di Henryx ed ha una penetrazione dell'armatura superiore. Per ottenere questa nuova spada, viaggiate fino al sistema di Latoshan's Passage e scansionate il Dead World per trovare delle rovine. Qui, per ottenere la Force Sword, dovrete risolvere un puzzle caratterizzato da un raggio energetico. Quando la luce colpisce la statua, avvicinatevi e troverete un baule contenente la spada. La Force Sword infligge danni bonus pari allo Psy Rating di chi la impugna. Ottenere la Bloodhound Staff è molto facile, poiché richiede il livello di requisizione 0 con i drusiani, il cui rappresentante commerciale è Hieronymus Doloroso. Parlate con Doloroso a Footfall e sfogliate il suo inventario per trovare lo scettro. A questo punto del gioco dovreste già avere un profit factor sufficiente per richiedere questo oggetto gratuitamente. La staffa ha la proprietà Devastating Six, che consente ad un navigatore che la impugna di utilizzare le proprie abilità più di una volta per round. Ma fate attenzione, perché il secondo uso infliggerà 6 danni al navigatore e 6 danni extra ai nemici colpiti. Un'altra arma che potrete ottenere dai drusiani è l'Elite Chainsword. Questa spada rappresenta un miglioramento rispetto all'Officer's Chainsword. Infligge più danni e ha una penetrazione dell'armatura più elevata, senza alterazioni o svantaggi. Tuttavia, per ottenerla è necessario raggiungere il livello di reputazione 1 con i drusiani. Portando la reputazione con i drusiani al livello 4 e raggiungendo un profit factor di 36, potrete assicurarvi il formidabile Heavy Bolter. Nonostante possa essere considerato solo un normale Heavy Bolter, il suo danno notevole, la rispettabile penetrazione dell'armatura e l'inarrestabile frequenza di fuoco lo rendono un'arma devastante nelle mani di un abile specialista di armi pesanti. Otterrete la Bloodseeker Clave e il Warder's Portent reclutando Jai. Dopo averla incontrata presso The Martyr's Endurance su Footfall, offrite il vostro aiuto per completare le missioni Persona non grata e Wanted on Footfall. Dopo queste due missioni, Jai vi prometterà una ricompensa redditizia che avvierà la sua missione secondaria a Lucrative Opportunity. La Bloodseeker Clave è un'arma con danno elevato, ma per usarla avrete bisogno del talento Competenza con armi drucari, che a sua volta richiede la caratteristica Conoscenza Xenos o l'abilità base Conoscenza Xenos. Tuttavia quest'arma ad una mano ha un buon danno, una penetrazione dell'armatura elevata e la capacità di eseguire un potente attacco ad area per soli 2 punti azione, rendendola una delle migliori armi nel capitolo 2. Il Warder's Portent, invece, è un'arma che può essere utilizzata solo dai personaggi che possiedono i talenti Equipaggiamento Eldari o Competenza con armi Eldari, ed è progettata per essere un miglioramento dell'equipaggiamento iniziale di Irliet. È un miglioramento significativo per Irliet, dato che infligge più danni del suo fucile iniziale e sebbene possa eseguire solo colpi letali, questi costano solo un punto azione. Inoltre, il fucile dà a Irliet un colpo gratuito ogni volta che infligge un colpo critico. La Bloodthirster Clave è una spada drucari ad una mano e per usarla avrete bisogno del talento Competenza con armi drucari, che a sua volta richiede la caratteristica Conoscenza Xenos o l'abilità di base Conoscenza Xenos. Quando arriverà il momento di tornare su Dragonus per respingere la minaccia drucari, affronterete Tazarra sulla superficie del pianeta. Una volta sconfitta, lascerà cadere la Bloodthirster Clave. Anche se questa arma è simile alla Bloodseeker Clave, con gli stessi attacchi e gli stessi costi in punti azione, ha un leggero vantaggio in termini di danni e penetrazione dell'armatura. Inoltre, mentre la Bloodseeker ha un attacco ad area superiore, il Bloodthirster
con ogni colpo riduce di meno 5 l'abilità con le armi, l'abilità balistica, la forza, la resistenza e la percezione dei nemici colpiti dal suo attacco. Potrete ottenere la Omniscient Axe su Chiava Gamma dopo aver sconfitto il Fabricator Censor Cubis Delphim, un boss cruciale per la trama. Esclusiva di Pasqual, funge da miglioramento significativo rispetto alla sua arma iniziale, possedendo il doppio del danno, una penetrazione dell'armatura potenziata e opzioni d'attacco identiche. Inoltre, incorpora il Brutal Strike durante gli attacchi d'opportunità, conferendo a questi contrattacchi un effetto ad area. Nella missione principale World Shapers vi ritroverete ad esplorare il pianeta Janus e le foreste di Janus. Seguite il percorso indicato nel video per scoprire un piccolo campo ribelle. Nel campo vi imbatterete in un cecchino ribelle armato di fucile da caccia. Sebbene non sia l'arma più potente di questo capitolo, il fucile da caccia è comunque interessante grazie al suo danno sostanziale, l'aumento di precisione, la moderata penetrazione dell'armatura e un bonus di più 5, più 10 e più 15 danni contro i nemici più grandi. Per ottenere il Flamer Infernical vi dovrete concentrare sullo sviluppo delle vostre colonie. Tra queste la prima sarà, molto probabilmente, Foulstone, situata nel sistema Trinitos. Per reclamare questa colonia dovrete risolvere una disputa religiosa, sbloccando così tre progetti. Optate per il progetto chiamato Per Saint Drusus, per ricevere l'arma Infernical. Per far passare il tempo, navigate tra i sistemi del Coronus Expanse, fino a quando la vostra arma non sarà disponibile. L'Infernical supera in prestazioni il Flamer Standard, infliggendo oltre il doppio dei danni con un'elevata penetrazione dell'armatura. Sebbene perda l'attacco ad area, il getto singolo ha una gittata aumentata. Per ottenere il Melta Ultima e la Staff of Blood, dirigetevi presso Chiava Gamma e procedete attraverso il dungeon fino a incontrare il Fabricator Censor Cubis Delphim. Dopo lo scontro con gli Schitari e i Tech Priest, dirigetevi verso ovest per individuare due grandi porte metalliche chiuse. Quella a nord è bloccata e richiede un Tech Check, mentre quella a sud è accessibile. Scegliendo questa porta, dovrete creare un varco nel muro a nord. Una volta oltre la breccia, troverete un contenitore con il Melta Ultima e la Staff of Blood. Il Melta Ultima è un'arma versatile che infligge un danno elevato, circa il 140% del danno di un Melta Gun standard, una sostanziale penalità all'armatura del 75% e vanta una portata migliorata. Risulta particolarmente efficace contro nemici muniti d'armatura elevata. La Staff of Blood, sebbene non sia la staffa più potente tra quelle disponibili, rappresenta comunque un miglioramento rispetto all'arma iniziale di Heinrichs, ovvero la Biomancer's Staff. Infligge più danni fisici, fornisce le stesse abilità psichiche e vanta un livello di potenza superiore. Inoltre, quando equipaggiato, questo bastone potenzia la volontà di più 15 e la resistenza di più 10. Questa Plasma Gun è la ricompensa per aver sconfitto il Tech Priest Demenz all'interno del Manufactorum su Chiava Gamma. Dopo l'incontro con Fabricator Censor Cubis Delphim, salite sulla piattaforma circolare da lui occupata. Utilizzatela per raggiungere la parte orientale del Manufactorum. Da lì dirigetevi verso sud per affrontare Demenz. Quest'arma rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla Plasma Gun standard. Infligge infatti il doppio del danno e vanta un impressionante valore di penetrazione dell'armatura pari al 55%, mantenendo la stessa gittata, capacità di munizioni e modalità di fuoco. Rispetto al Dark Marchesa, la Mezzoa Pattern Plasma Gun infligge il 50% in più di danni. Tuttavia, a differenza del Dark Marchesa, quest'arma può surriscaldarsi, limitando l'uso delle sue modalità di fuoco sovraccaricate. Come per il Flamer Infernical, lo Starblight si ottiene potenziando le colonie, nello specifico Janus. Lo Starblight si ottiene portando a termine il progetto Ultrequisitors, ed è il fucile di precisione più potente nel capitolo 2.
Sebbene il Warder's Portent possa vantare abilità superiori, lo Star Blight è altrettanto formidabile, causando affaticamento e rallentando i bersagli. Dopo aver completato la missione principale su Chiava Gamma, reclamerete il pianeta come colonia. Per ottenere il Dark Marchesa dovrete completare il progetto Blessed Are the Weaponsmiths. I fucili al plasma si dimostrano versatili, con un notevole danno, gittate e penetrazione dell'armatura. Il Dark Marchesa si distingue come un miglioramento significativo rispetto al normale fucile al plasma, offrendo un aumento del danno, una penetrazione dell'armatura superiore e la garanzia di non surriscaldarsi mai. A Footfall incontrerete la banda conosciuta come Anvers. Raggiunti gli Shadow Quarters, dirigetevi verso ovest fino a raggiungere un gruppo di Anvers, guidato da un uomo chiamato Ember. Dopo aver sconfitto il gruppo, otterrete il Thunder Hammer. Nonostante quest'arma non possegga abilità speciali, la sua penetrazione dell'armatura del 40% la rende una scelta preziosa contro i nemici corazzati che affronterai ad inizio capitolo 2. Si conclude così la nostra guida su come trovare alcune delle armi più potenti e devastanti in Warhammer 40.000 Rogue Trader durante il secondo atto. Spero che vi sia stata utile e ricordate che qui sotto, come sempre, troverete i link ai nostri social, alle nostre guide per Warhammer 40.000 Rogue Trader e Last Train Home e che potete lasciare un commento e mettere mi piace al video. Io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!